dei programmi che usa la Track 3, come abbiamo già anticipato, noi oggi tratteremo in particolare Gold e Gold Plus. In pratica sono programmi che gestiscono al massimo due misuratori per la Gold Plus, un solo misuratore per la Gold, e la Gold Plus riesce anche a gestire la sonda PT100, cosa che non fa la Gold. Ovviamente ci sono altri programmi, in pratica il Platinum, che gestisce anche su massimo due misuratori multiprodotto, può gestire le sonde di temperatura, il sound e quant'altro, naturalmente anche la gestione degli scompatti per un uso simile a quello che siamo abituati a considerare come il sistema gravità, quindi due contatori con tutte valvole di fondo e scompatti. E poi c'è il programma specifico per uso GPL, molto dedicato a questo, diciamo, settore, ma vedremo, questo lo vedremo, diciamo, in un altro webinar, diciamo, specifico e dedicato in seguito. I programmi, quindi entriamo, diciamo, nel vivo del programma Gold e Gold Plus. Quindi le caratteristiche comuni di questi programmi sono che entrambi possono gestire un contatore multiprodotto con un massimo di 6 prodotti, naturalmente gestiscono la predeterminazione e possono stampare il cartellino, ovviamente se la stampa è a bordo, la stampante è a bordo, quindi è di serie. Può stampare un foglio di viaggio che è chiamato shift, il cartellino shift, ovvero sia è una raccolta di singole erogazioni che sono state fatte in un dato tempo, quindi diciamo una storia del, diciamo così, del lavoro, della giornata di lavoro di quel mezzo. Ha uscite e ingressi programmabili in maniera da poterle in qualche modo programmare e quindi rendere la testata molto così flessibile nell'utilizzo. Può gestire la valuta, quindi è possibile ad esempio visualizzare l'equivalente in termini di euro per quanto ci riguarda del prodotto erogato, oppure insomma avere comunque un riferimento del prezzo del prodotto erogato, appunto. I protocolli di comunicazione dei due programmi, quindi tutte le testate, sono comuni e quindi non c'è problema di intercambiabilità della cosa. Ovviamente se richiesto, quindi opzionale, entrambi le testate, entrambi diciamo i programmi possono gestire il conteggio da spento, tramite l'utilizzo ovviamente di una batteria tampone, è una grossa batteria, diciamo un pacco batterie, un po' come succede sulla Track 2 che c'è il pacco batteria aggiuntivo all'interno della testata. In più, la Gold più, scusate il gioco di parole, può supportare un misuratore massico, quindi può praticamente calcolare il peso del prodotto passato. Può leggere la differenza della Gold e della sonda di temperatura, quindi può fare la compensazione. E una novità per quanto riguarda la Track, cosa che non era prevista invece nella Track 2, sono gli avvisi per l'assistenza programmata. Cosa sono? In pratica sono avvisi programmabili che danno un'allerta al momento dell'accensione e che servono ad esempio per richiamare appunto l'autista o comunque il proprietario del mezzo, per esempio a un piano di assistenza, di diciamo un po' come succede per esempio per fare un paragone automobilistico con la spia service nell'auto che ci richiama per esempio a fare il tagliando del mezzo. Questo diciamo avviso può essere legato ad esempio al tempo diciamo trascorso dall'ultima revisione oppure semplicemente al numero di litri erogati del prodotto. In più la Track 3 in versione Gold ha la possibilità di essere connessa con sistemi remoti avanzati, mi riferisco in particolare a sistemi GPS o cose di questo genere. Altra novità che non era presente sulla Track 2 era la possibilità di avere un display, un LKI clone, ovvero sia sulla Track 2 c'era la possibilità di avere un display, diciamo, copia del display principale, una ripetitrice. Ma con questo display non era possibile per esempio lavorare, si poteva solo visualizzare ciò che accadeva sul display principale. La novità qui invece è che il display clone si può lavorare indifferentemente col display principale o il secondario. Per fare un esempio è possibile quindi avere un display a bordo del contatore e un altro ad esempio in cabina e quindi ripeto si può lavorare indipendentemente con entrambi i display sia in cabina che a bordo del contatore, naturalmente comunque entrambi i display visualizzeranno contemporaneamente diciamo. Sto a fare la conferenza telefonica, senti che vuole. Poi in più c'è la funzione scatola nera,
ovvero sia un concentratore di dati che permette appunto per periodo massimo di 2 anni di memorizzare tutti gli eventi, errori, tutti insomma quelli che sono normali dati che di solito sono presenti per esempio negli eventi, diciamo, da stata detta. Adesso passiamo un attimo alla descrizione, diciamo, dell'hardware della testata. Ricordo che questa, come la Track 2, è costituita da un box principale e da un LKI. Il box principale contiene praticamente un cestello che a sua volta ingloba le schede elettroniche e il pacco batteria interno per il conteggio da spento, se naturalmente questo è previsto. Il box stesso funge anche da cassetta di derivazione, con la possibilità di far derivare 10 cavi, in quanto ci sono appunto 10 fori sulla base che permettono appunto di inserire altrettanti cavi. In più il box funziona anche come supporto per la stampante, se si vuole fissare la stampante a bordo del box, altrimenti questa è rimontabile e quindi può essere fissata dove si vuole. Il pannello LKI apparentemente sembra simile alla Track 2, in realtà è stato fondamentalmente perché ho cambiato. Mi riferisco in particolare alla tastiera. Poi dopo vediamo meglio cosa intendo, però diciamo che questo è costituito dal solito display, dalla tastiera migliorata e da un interruttore metrico che permette appunto di entrare in taratura posta all'interno della custodia dell'LKI stessa e che è sulla scheda LKI all'interno dell'interfaccia. Per quanto riguarda il box principale, cos'è che è cambiato dalla Track 2? Tanto le dimensioni, molto più compatto. A differenza della Track 2, la Track 3 può controllare un massimo di 2 misuratori. Questo sembra una limitazione, però è da intendersi invece come miglioramento, in quanto si è visto da precedente esperienza con la Track 2 che le configurazioni track con più di 2 misuratori sono pressoché state nulle, molte poche. Si possono contare sulle dita di una mano. Quindi questa, con la Track 3 abbiamo voluto, diciamo, potenziare il controllo, quindi la potenza di calcolo della testata, concentrandolo solo su 2 misuratori, invece che predisporre la potenza di calcolo su 4 misuratori che poi non verrebbero utilizzati tutti e 4. In questa maniera abbiamo quindi migliorato anche la velocità e la affidabilità, diciamo, del prodotto. Cosa differente dal... Ora qui non si vede dalla fotografia, però diciamo sono stati ridotti i cablaggi e dopo spiegheremo anche il motivo di questo. A vantaggio ovviamente della stabilità del guardo disturbi elettrici in genere. I connettori sono sempre connettori a vite, però non ci sono più i 2 DB9 che servivano per la seriale, sono stati infatti sostituiti anche con questi con connettori a vite normali, così che anche in campo, se ci fosse la necessità di fare un collegamento di una seriale, non c'è da preoccuparsi ad esempio di trovare saldatori o quant'altro, insomma un'operazione, quella di saldare in campo, che è sempre comunque un po' noiosa, quindi difficoltosa, e eliminando questi connettori si è pensato che di rendere più facile quindi il cablaggio in tutte le situazioni. Altra differenza rispetto alla Track 2 è la posizione delle LED diagnostica che sono posizionate sulla scheda CPU. La Track 2, infatti, se ricordate, i LED diagnostica sono praticamente posti in una posizione nascosta dal carter anteriore, quindi in caso magari di assistenza, anche telefonica per esempio, se c'era da fare una prima indagine bisognava per forza fare sbollare la testata, insomma con quello che ne conseguiva. In questa maniera invece i LED della diagnostica sono sempre ben in evidenza, quindi è possibile già fare una prima valutazione di quello che può essere un problema senza neanche toccare la testata, quindi non c'è bisogno di sbollare per vedere questi LED. Altra importante novità sono le serigrafie sui connettori, quelli verdi. Importante perché su ogni connettore è riportata l'esatto significato del foro, dell'ingresso del connettore stesso. Questo è importante perché permette, diciamo, di compiere meno errori nel caso di cablaggio, o comunque nel caso si dovessero anche sfilare ad esempio fili col tempo in caso di manutenzione. È semplice quindi capire dove il filo, che comunque vedete numerato con lo stesso nome, dovrà andarsi a riposizionare. Comunque anche questo è, diciamo, un aspetto che riguarda il cablaggio che andremo a vedere più avanti. Torniamo al pannello LKI. Dicevo, ci sono stati notevoli miglioramenti riguardo
Tanto sono stati, diciamo, aumentati le dimensioni dei caratteri, qui si parla di 20 mm contro il centimetro di prima. Non sembra moltissimo, però in campo posso garantire che la differenza si vede. La tastiera è sempre, diciamo, con i classici 16 pulsanti standard, ma grazie all'introduzione di una seconda funzione i pulsanti praticamente diventano 29. Quindi è possibile, diciamo, avere ad ogni pulsante associata una specifica funzione, cosa che prima non lo era. Mi riferisco ad esempio ai pulsanti F1, F2, F3, che erano pulsanti generici che cambiavano significato a seconda, diciamo, della posizione in cui ci trovavamo nel menu di erogazione oppure nel menu taratura. Più lampante, per esempio, sono i tasti F1 e F2 che potevano essere anche di marcia d'arresto. In questo caso sono stati sostituiti da due pulsanti che effettivamente sono start e stop, non fanno altro, quindi non ci si può sbagliare. Quindi, ricapitolando, abbiamo i pulsanti di start e di stop per una semplicità di utilizzo. Abbiamo migliorato anche la sensibilità, quindi la risposta, diciamo, alla pressione dei pulsanti, e questo, diciamo, che ha migliorato la velocità anche di inserimento dei dati. Ci sono delle icone che sono, diciamo, state aggiunte, come dicevo, sotto ogni, diciamo, pulsante. Questo anche per rendere più semplice e più intuitivo la funzione, la seconda funzione, diciamo così, che si va a richiamare. Mi riferisco ad esempio per la luminosità o il cambio di carattere, diciamo, quindi seconda funzione che è posta sotto lo 0 e andando per esempio a premere il 2 si capisce che si va ad abbassare la illuminazione. In pratica, seguendo il disegnino, si riesce quindi a capire, questo come altre cose, quale possa essere la funzione, diciamo, che si va ad attivare. Non per il caso che stiamo prendendo in esame, cioè Gold e Gold più, è possibile in linea generale visualizzare due contatori contemporaneamente sullo stesso LKI. Naturalmente devono essere richiamati con una apposita combinazione di tasti. È un argomento di oggi. Come dicevo, c'è la possibilità di clonare il display, quindi remote display, e come spiegavo prima sono LKI interfacce perfettamente funzionanti, sia l'LKI o clone. Passiamo alle schede. La scheda rossa. Ora, un'altra novità rispetto alla Track 2 è che le schede sono state identificate, ogni scheda è stata identificata con un colore diverso. Faccio un esempio, la scheda rossa in questo caso è la scheda CPU Track. Poi c'è la scheda verde che è la CMOD e non è contemplata in questa configurazione che andiamo a prendere in esame oggi, la scheda di ingresso ed uscita che sarà bianca, questo lo vediamo qua un'altra volta. Questo giusto per farvi capire che le schede, avendo colori diversi, sono più facili da identificare. Questo può essere semplice, diciamo, anche in fase di manutenzione, anche per esempio in caso di consulenza telefonica, riuscire a capire di che scheda stiamo parlando. Un conto è dire la CPU o la CMOD 1, CMOD 2, o semplicemente dire la scheda rossa, la scheda bianca, a volte, diciamo, può essere così di vantaggio. La scheda CPU in particolare è cambiata notevolmente dalla Track 2 in quanto ingloba anche le funzioni dell'alimentatore. Quello che infatti sulla Track 2 era la TCK ed è stata inglobata quindi in un'unica scheda che appunto adesso si chiama CPU Track, ovvero sia scheda CPU più alimentazione. Questo permette tutta una serie di vantaggi. Il primo che ho accennato è la diminuzione di i cablaggi, si sa, sono, diciamo così, una porta d'ingresso a disturbi, diciamo, elettrici, e quindi diminuendo i cablaggi si dovrebbe rendere più stabile anche il funzionamento della testata. È stato anche introdotto un doppio filtro contro appunto i disturbi elettrici. In più è stato migliorato la capacità, diciamo, di tenere in vita della testata quando questa è spenta, in caso che ci sia la batteria per il conteggio da spento. Ha un bassissimo consumo e riesce a sopravvivere senza alimentazione in ingresso per ben 50 giorni. Per 50 giorni la testata Track 3 garantisce la registrazione di eventuali eventi che si avessero appunto nella fase di spegnimento. È stata aggiunta anche una seriale
per poter permettere appunto il collegamento. Le uscite sono a stato solido, dalla track 3 sono stati tolti i relè elettromeccanici, cosa che erano presenti invece sulla track 2. Questo per vari motivi, perché si è visto col tempo che le elettromeccanici tendono, diciamo, a logorarsi, o comunque può succedere che in condizioni particolari d'uso i contatti si ossidino e quindi non garantiscano un buon funzionamento. Con l'uscita a stato solido si risolve anche un altro problema, ovvero sia abbiamo sul morsetto direttamente l'alimentazione che serve, quindi 0,24, per alimentare un dato elemento, ad esempio un'elettrovalvola. Quindi basta collegare i due fili che vanno dalla bobina elettrovalvola all'uscita relativa sul morsetto e già questo è alimentato. Uscita a stato solido praticamente significa transistor. Transistor che hanno una risposta quindi molto rapida dal momento che vengono, diciamo così, eccitati. Questo permette quindi anche una reattività migliore della testata ai comandi. Si può tradurre questo anche per esempio in una chiusura rapida dell'elettrovalvola e quindi un miglior raggiungimento della quota del predeterminato. Altra novità della track 3 rispetto alla track 2 è che i numeri seriali che sono riportati sulla scheda, quello che una volta era il classico bollino che comunque continua a esserci, in questo caso il bollino qua, numeri seriali, come dicevo, vengono praticamente memorizzati all'interno della CPU stessa, della scheda, in modo da essere, diciamo, tracciabili e quindi essere richiamati in qualunque momento. Questo per vedere se ad esempio le schede sono state sostituite o quando queste sono state inserite all'interno del pacchetto e poter anche quindi fare la storia della testata con i suoi eventuali problemi che ci sono stati. Che si sono... La CMOD, come dicevo, è la scheda verde. La CMOD fondamentalmente è la stessa scheda della track 2, tranne ovviamente per la presenza delle uscite a stato solido. L'altra differenza fondamentale è che la CMOD della track 3 è fornita in due versioni, entrambi verdi, con e senza la circuiteria per la gestione della sonda di temperatura. Infatti, come dicevo prima, per esempio sulla Gold non è gestibile la sonda di temperatura e quindi verrà utilizzata la scheda CMOD senza questa opzione. La Gold più che invece gestisce la sonda di temperatura avrà il circuito relativo. Stesso discorso di prima riguardo a relè, quindi sono transistor che permettono addirittura un 60% di maggior reattività sul controllo delle valvole, quindi praticamente quello che ho già accennato prima lo ritroviamo esattamente sulla slide qui presente della CMOD. E stesso discorso riguarda anche, sempre per la tracciabilità, del numero di serie. Il numero di serie che anche per la CMOD è memorizzato internamente, cioè continuerà a esserci il solito bollino sulla scheda, però la stessa, diciamo, stessa matricola o numero di serie, chiamiamo come vogliamo, sarà, diciamo, memorizzata all'interno della scheda. Stessa ragione, se noi sostituiamo una scheda possiamo avere la storia di quella scheda che è stata sostituita con magari anche una nuova e quindi avere un maggior controllo diciamo di tutti quelli che sono stati le manutenzioni o comunque la storia dell'oggetto in sostanza. A questo punto, se avete qualche domanda per approfondire quello che è stato detto fino adesso, questo è il momento giusto. Adesso praticamente considereremo quelli che sono gli aspetti della prima installazione, cioè dal momento che vi arriverà l'oggetto a casa e quindi tutti i lavori che devono essere fatti per poterla mettere in funzione. A differenza della track 2, allora, scusate se continuo a fare paragoni con la track 2, però questo ci tengo in quanto voglio, diciamo così, mettere in evidenza lo sforzo che l'azienda ha fatto per migliorare il prodotto non solo dal punto di vista, diciamo, funzionale, ma anche proprio di come si presenta questo. Dicevo infatti che c'è un nuovo imballo dedicato solo ed esclusivamente alla track 3, quindi non verrà più fornita la testata all'interno di uno scatolone tipo per M30, per intendersi, dove insomma c'è il serio rischio che qualcosa muovendosi possa andare a danneggiare gli oggetti all'interno. Quindi qua abbiamo un bel box serigrafato, quindi la foto non è visibile, e con all'interno un contenitori in polistirolo dove tutti i pezzi si vanno a incastrare perfettamente. E all'interno troviamo ovviamente il box principale con la stampante, se naturalmente prevista, e l'interfaccia LKI.
Vi sono forniti due cavi in modo standard, si parla del cavo di alimentazione e il cavo dell'LKI. Altri cavi eventualmente che dovessero servire devono essere richiesti in fase d'ordine perché sono considerate opzioni. Troverete anche lo schema generale di cablaggio, che è di fatto un cartoncino antimacchia formato a 4 più o meno, e su cui è riportato, come dopo vedremo un po' meglio, lo schema, diciamo, di cablaggio. Non è uno schema elettrico, ma è proprio uno schema dove l'operatore non deve fare altro che seguire dal morsetto all'accessorio il collegamento così come deve essere fatto. Abbiamo poi introdotto una guida breve, che è sia in italiano che in inglese, e poi ovviamente c'è il manuale multimediale, che è fornito su chiavina USB, anche questo vedremo meglio dopo. Quanto riguarda i cavi, come dicevo, i cavi forniti standard sono il cavo di alimentazione principale e il cavo del collegamento di LKI. Sono tutti lunghi 12 metri. Una cosa importante da dire riguardo ai cavi forniti della Track 3. A differenza della Track 2, tutti i cavi non sono già cablati su connettore, ma come visibile appunto anche già da questa foto, i cavi vengono dati solo ed esclusivamente con filo intestato e etichetta su cui è riportato il significato di ogni filo. Ricordo il connettore che è serigrafato, quindi praticamente su ogni filo c'è, per esempio in questo caso si legge LFHF, sarebbe il cavo dell'elettrovalvole. Bisogna andare a ricercare sul connettore appunto intestata la stessa dicitura, quindi non si deve fare altro che mettere il filo LF nel connettore dove si ritrova la scrittura LF. Quindi è un'operazione molto semplice. Questo, diciamo, sembra il fatto di non fornire un cablaggio già sul connettore un qualcosa di meno, ma in realtà secondo me è un qualcosa di più, perché oltretutto vi risparmiate quello che succede sulla Track 2. Magari su un solo connettore magari potevano arrivare più cavi, e quindi avere fasci di cavi legati fra di loro e cercare quindi di districare questa cosa poteva anche non essere semplice in fase di installazione. Altri cavi che vengono forniti, a parte questo, quindi come opzione, sono il cavo collegamento generatore impulsi, il cavo collegamento sonda di temperatura e il collegamento delle elettrovalvole. Anche per quanto riguarda i cavi della comunicazione, sia delle stampanti che per la seriale, vengono forniti anche questi senza morsetto, per le stesse ragioni di prima. Quindi, come dicevo, puntalino e identificazione certa di dove debba essere inserito quel filo all'interno del connettore sulla testata. Quindi, ricapitolando, abbiamo il cavo di collegamento seriale PC, poi abbiamo per ogni tipo di stampante che può essere collegata alla testata, che vedremo più avanti quali sono, il cavo di collegamento stampante remota per TM295, la solita stampantina che siamo abituati a vedere, cavo collegamento stampante remoto per TM590, cavo collegamento stampante per stampanti tipo Cognitive. Quindi se nel caso avete la necessità di installare le stampanti in modo remoto, dovete richiedere questi codici a parte per poter ottenere il relativo cablaggio. Ritorniamo quindi a parlare dei connettori. Come dicevo prima, tutti i connettori sono serigrafati, e qui l'esempio è chiaro. Praticamente quello che si trova sul filo è quello che ritroviamo esattamente sul connettore. Quindi in questo caso abbiamo per esempio il connettore dell'encoder, questa parte qui è relativa all'encoder, quindi se viene fornito il cavo dell'encoder sarà, diciamo così, intestato con questi stessi, diciamo, diciture, quindi PV, CH, CHB e GND. Quindi questo permette veramente un cablaggio sicuro senza rischi di sbagliarsi in sostanza. E questo, unito alla guida, diciamo, del cablaggio rapido che dopo facciamo vedere, rende sicuramente semplice il cablaggio di questa testata. Quindi, come dicevo, ogni morsetto ha una sigla univoca che deve essere abbinata al relativo filo. Quindi si può cablare senza schemi, si possono evitare un sacco di errori. Questo è lo schema che dicevo prima sul cartoncino antimacchia. In sostanza ci sono le solite raccomandazioni riguardo ad esempio non invertire l'alimentazione della batteria o cose di questo genere. C'è riferimento al fatto che sui fili si trovano indicati le sigle che si ritrovano esattamente anche sul connettore.
ed eventualmente gli accessori indispensabili per poter effettuare il cablaggio della testata. Quindi è un solo foglio che può essere preso dall'installatore, dall'operatore, portato quindi in campo, e è sicuramente molto utile per, diciamo, avere sott'occhio i collegamenti senza doversi preoccupare di avere schemi elettrici complicati fra le mani. Quindi questo secondo me semplifica moltissimo la vita a chi deve fare effettivamente poi il cablaggio della testata. Quindi in particolare adesso andiamo a vedere tutte le parti che compongono lo schema. Allora, qui si parte con il collegamento dell'alimentazione. Come vedete, dicevo, è possibile seguire semplicemente, partendo dal connettore, la strada che devono fare i fili fino all'utilizzatore. Quindi qua veramente è molto semplice, filo per filo si può andare a collegarlo senza colpo ferire nel giusto punto del giusto accessorio. La tensione, quindi questo qui è lo stabilizzatore di tensione che permette di lavorare con tensioni che vanno da 18 a 36 volts, quindi stabilizza in queste condizioni per 24 volts per un massimo di 4 ampere di assorbimento. L'uscita è isolata rispetto all'ingresso, questo cosa significa? Che permette un filtraggio ai disturbi e nonché una protezione anche ai cortocircuiti. Come vedete, lo rimetto in evidenza, anche qua si vede bene che il morsetto è collegato con tutti i suoi fili, bene in evidenza le sigle. Allora, qua non è molto ben visibile, però di fatto su VI nel morsetto c'è scritto ovviamente VI GN10HS. Avanti. Stessa cosa per quanto riguarda l'interfaccia utente, stesso modalità di collegamento, si segue sul nostro schema dal connettore all'LKI come deve essere effettuato il collegamento e niente, si procede semplicemente portando i fili nel morsetto indicato. Morsetto verde è il morsetto lato testata, morsetto arancione come per l'LK, come per Track 2, il morsetto che sta all'interno dell'LKI. Quindi, per quanto riguarda il pannello LKI, abbiamo un singolo cavo di alimentazione e dati che corrono insieme. Il cavo è armato ed è questa una condizione necessaria per l'attrezzatura a sicurezza intrinseca. E il display, come già anche detto prima, è installabile direttamente in area pericolosa, cioè vicino al contatore. Il pod, il generatore di impulsi. Anche qui andiamo a visualizzare quella che è la parte di cablaggio indicata sullo schema rapido. E anche qua stessa questione, si seguono semplicemente i fili che partono dal pod fino al morsetto dedicato. Questo accessorio ha un cavo incluso, può essere fornito senza cavo come per esempio nella fotografia per il pod, ma nel caso dell'encoder tipo Eltomatic, codice 3527-1, il cavo è già a bordo dell'Eltomatic, quindi non c'è bisogno di acquistare un cavo per questo tipo di encoder, cosa che invece è necessaria per il pod o altri tipi di encoder. Deve essere un generatore di impulsi a doppio canale, l'alimentazione dell'encoder deve essere 9 volt fino a un massimo di 24, la corrente che assorbe questo encoder deve andare al minimo da 25 a 80 mA. Generalmente quando si va sul test hardware della CMOS vediamo che l'assorbimento medio si assesta intorno ai 30 mA. Le elettrovalvole, anche qua la porzione dello schema elettrico relativo a questo tipo di collegamento e niente, abbiamo la stessa filosofia che si seguono praticamente i fili che partono dal morsetto fino a raggiungere gli accessori e quindi sappiamo esattamente come collegare questo. Stessa questione per tutti i connettori che sono serigrafati, tutti i cavi che arrivano al connettore hanno l'identificazione sul filo. Caratteristiche delle elettrovalvole: la tensione deve essere compresa tra 0 e 24 volt, la massima corrente applicabile 1 ampere e possono gestire valvole tipo doppio stadio. C'è anche la possibilità di attivare una pompa all'avvio, naturalmente con il relativo contatto che è indicato anche quello dallo schema elettrico.
la sonda di temperatura. Per la sonda di temperatura ci sono due modelli disponibili, con quattro fili o tre fili. E quattro fili vengono semplicemente, diciamo, collegati rosso, rosso, bianco, bianco, e sono praticamente indicati con S più, P più e S meno, P meno. Devono essere collegati nella relativa porzione di connettore con le stesse diciture. Anche qua stessa questione, si può seguire semplicemente sul schema rapido il percorso del collegamento dei cavi. Per quanto riguarda la sonda a tre fili, bisogna mettere a comune il filo bianco su uno dei collegamenti del morsetto, quindi si fa un ponticello praticamente sul morsetto per replicare il contatto bianco. Le stampanti. Sulla Track 3 abbiamo la possibilità di utilizzare quattro tipi diversi di stampanti, ovvero sia la classica Epson TM295 che stampa su 35 colonne, la Epson TM590 che stampa su 80 colonne, di fatto su un foglio formato A4, e poi la nuova Cognitive che permette di stampare su rullo continuo la carta tipo termico. Quindi, diciamo, questo permette anche ad esempio di introdurre la grafica sul cartellino. Epson TM220, anche questa stampa su 35 colonne come la Epson TM295, anche questa è al rullo continuo come la Cognitive, però è ad aghi, quindi stampa, diciamo, come stampa esattamente la TM295. Anche per il collegamento della stampante ci sono i relativi cavi e la relativa porzione di schema che individua questo tipo di cablaggio. In questo caso sono due i cavi che portano, diciamo così, il collegamento alla testata della stampante. Uno è relativo alla comunicazione e l'altro all'alimentazione. Anche questi cavi sono forniti in caso di stampante remota senza il cablaggio del connettore. Nel caso che invece la stampante sia a bordo del box, quindi verrà fornita già cablata. Quindi la stampante può essere, ricapitolando, montata sul box principale, può essere montata separatamente. Il cavo fornito include dati ed alimentazione, sia in RS232 che 485 per particolari applicazioni, velocità 9600 baud, protocollo 81. Ci sono domande? Allora andiamo a parlare un po' di quello che è il settaggio software, ovvero delle varie, diciamo, come si può dire, personalizzazioni della testata affinché rispondano alle esigenze del cliente. La prima cosa che si nota, è anche una grossa differenza rispetto alla Track 2, è il pre-setup guidato, step by step. Cosa consiste? La prima accensione, la testata richiede appunto di eseguire questo pre-setup, e con poche domande a cui si deve rispondere si riesce a settare praticamente il 70% dei parametri che sono presenti nella testata. Quindi, in pratica, basta rispondere alla domanda di che tipo contatore è installato sul sistema, quanti prodotti vogliamo adoperare, se c'è oppure no la sonda di temperatura, se c'è oppure no la stampante e se si vuole abilitare oppure no la predeterminazione. Quindi, con 5 domande così semplici, si riesce a configurare praticamente la testata in maniera da poter lavorare praticamente da subito. Quindi, cos'è il pre-setup? Serve per abilitare i parametri utili, solo quelli utili al tipo di configurazione. Quindi la testata viene preconfigurata in base appunto agli accessori connessi, e la procedura guidata ulteriore, diciamo un'ulteriore garanzia per limitare al massimo gli errori in fase di settaggio. Come si fa il pre-setup? Basta andare in modalità taratura, inserire il codice che generalmente è composto da, almeno il codice, diciamo così, che, con cui esce la testata di fabbrica, 6 volte il numero 2, si va a selezionare praticamente pre-setup sulla lista, che purtroppo si vede poco, parametri, si seleziona poi parametri, a quel punto selezioniamo il pre-setup, si dà il marcia. Quindi la testata a questo punto inizia a farci le fatidiche 5 domande, a cui noi rispondiamo semplicemente spostandoci con il cursore freccetta su, freccetta giù, e portandoci sulla risposta che a noi, diciamo, più ci è consona in quel momento. Quindi, per esempio, c'è un no alla stampante, c'è un no alla sonda di temperatura, il numero di scomparti e se si vuole fare la predeterminazione.
Quindi, una volta fatto il presetup, naturalmente si può accedere al menu, diciamo così, di taratura generico, dove è possibile configurare la testata accedendo al menu setup, oppure fare dei test, menu test hardware, oppure verificare database, quindi gli eventi in sostanza, con appunto la voce database, oppure fare dei reset. Reset che può essere parziale o totale, quindi praticamente si possono andare a resettare totalizzatori o eventualmente eventi, errori e quant'altro. Con la configurazione setup si può appunto eseguire il presetup, oppure si può accedere ai parametri e quindi poterli modificare in un secondo momento. Si può selezionare la lingua, che è un'altra cosa importante della track 3 rispetto alla track 2, la lingua è caricata direttamente sul programma, cioè tra chi due, se ricordate, di default il programma era solo in inglese e la lingua era, diciamo così, un'opzione che si poteva inserire in un secondo momento tramite il programma LET. Qua invece, quando viene fatto l'ordine, già si sa la testata in che lingua deve essere, il programma viene fornito già in quella lingua. Quindi in caso di reset totale la lingua non viene persa, come succedeva sulla track 2, ma rimane a bordo della testata. E ovviamente si può anche sempre con il menu setup andare a impostare data e ora. Per quanto riguarda il test hardware, non è cambiato moltissimo da quanto riguarda la filosofia di funzionamento della track 2, in quanto anche qua è possibile andare a vedere le versioni di firmware installate accedendo praticamente al test hardware CPU, oppure andare a verificare se l'encoder e le sonde di temperatura sono correttamente funzionanti e andando a cercare il test hardware sulla CMOD. Si possono verificare il funzionamento degli ingressi e delle uscite con test hardware in uscite o ingressi, oppure si può andare a fare la prova di stampa e verificare se la stampante sta comunicando correttamente, se sta funzionando correttamente. Database, come dicevo prima, si può andare a vedere tutto quello che sono, diciamo, gli eventi registrati dalla testata, che siano errori, che siano normali erogazioni, accessi in taratura, modifiche di parametri e quant'altro. Naturalmente è sempre possibile fare il reset della memoria, che è un reset parziale dei parametri o dei totalizzatori. La lista dei parametri. Un'altra cosa interessante che è stata introdotta sulla track 3 riguardo ai parametri è che i parametri, diciamo qui è stato detto configurazione intelligente, cosa vuol dire? Se vado ad abilitare un parametro, ad esempio faccio l'esempio della stampante, quindi io voglio avere la stampante a bordo, quindi cosa succede? Vado ad abilitare appunto la presenza della stampante, automaticamente si vanno a configurare tutti i parametri relativi alla stampante, e questo è vero anche al contrario: se io vado a escludere la stampante dalla mia configurazione, automaticamente tutti i parametri relativi alla stampante vengono, diciamo così, tolti dalla lista. Praticamente quindi man mano che si tolgono eventuali oggetti non utilizzati dalla testata, i parametri relativi a quel accessorio vengono tolti, per rendere sempre più semplice e più veloce la consultazione della lista dei parametri. Quindi si dice che abbiamo una lista breve all'interno della testata di parametri e una lista completa. In tutti i momenti naturalmente è possibile richiamare l'una o l'altra lista per vedere o eventualmente modificare parametro che ci interessa in quel momento. Quindi in pratica, utilizzando la lista breve, sono visualizzati solo i 30 parametri più importanti, quindi diciamo schermo, calibrazione, contatore e prodotti. C'è la configurazione dei parametri dinamica, che è un po' quello che ho già accennato prima, cioè durante la configurazione vengono riconosciuti quelli che sono i parametri veramente importanti o comunque veramente utili al sistema, e quindi le leva o le introduce a seconda dell'occorrenza. Questo sempre per evitare errori nella configurazione. Cosa succedeva con la track 2? Ad esempio andavamo a togliere la sonda di temperatura, se però non andavamo a togliere tutti quei parametri che in qualche modo avevano a che fare con la sonda di temperatura, e se andava a uscire dalla lista dei parametri, la testata restituiva un errore, in quanto diceva che alcuni parametri erano incompatibili con altri parametri che erano stati settati in maniera diversa. Ecco, questo non succede più, perché la testata, se noi ad esempio togliamo la sonda di temperatura, automaticamente va a togliere tutti quelli che sono i parametri legati a quell'oggetto. Quindi questa è la, diciamo così, la schermata tipica con cui si presenta la lista dei parametri, ed è possibile praticamente fare le stesse cose, diciamo, che si facevano con la track 2, quindi anche la grafica non è cambiata moltissimo.
si può scorrere la lista con le freccette, si può saltare direttamente al parametro che ci interessa semplicemente componendo il numero del parametro per intero. Per esempio, voglio andare al parametro 201, premo 201 e mi porto immediatamente al parametro 201. Posso evidentemente modificare i parametri con la procedura Enter per selezionare il parametro, quindi inserisco un nuovo valore e quindi lo salvo. Si può stampare la lista dei parametri, che in questo caso la procedura è diversa rispetto alla TACHI2, in quanto, come dicevo prima, c'è la seconda funzione sulla testata. E premendo quindi seconda funzione tasto 8 si attiva la stampa. Prima invece si faceva F1, si doveva confermare, dire se si voleva stampare tutta la lista, quantomeno. Qui è un pochettino più immediata la stampa. E niente, anche in questo caso ci sono alcuni parametri che possono essere di sola lettura. In particolar modo mi riferisco ai parametri metrici, in quanto per esempio se si accedesse alla lista parametri facendo la combinazione senza praticamente sbollare l'LKI e quindi senza muovere l'interruttore metrico posto al suo interno, è possibile comunque accedere alla lista parametri con la combinazione 0-9, e naturalmente però si possono solo visualizzare i parametri e non si possono cambiare ovviamente quelli di valore metrico. Naturalmente è possibile appunto personalizzare vari parametri relativi al contatore, come in questo caso è mostrato. Quindi si può impostare il nome del misuratore, quindi si va ad esempio sul parametro 200, poi la procedura è molto semplice, si preme Enter e quindi si può modificare il valore, si può scrivere il prodotto che vogliamo, qui è scritto benzina per dare un esempio, poi si conferma. Stessa cosa si può fare per impostare il volume del misuratore, il parametro 201, quindi il litri giro del contatore. Anche qua si può accedere. La differenza è che qui abbiamo da fare una scelta quando si entra nel parametro 201. Si può scegliere di inserire manualmente il valore del K-factor, cioè del litri giro, caratteristiche del misuratore che stiamo usando, oppure si può calcolare quindi, diciamo, il nuovo litri giro con una procedura guidata che vedremo dopo. Quindi diciamo in linea di massima una, la prima accensione va a mettere il primo valore che trova sui dati di targa e lo inserisce con il sistema manuale, quindi altro che inserire il valore e salvarlo al suo interno. Si può naturalmente anche impostare il senso di rotazione, anzi si deve impostare il senso di rotazione per evitare tutti gli errori che si potrebbero generare nel caso l'encoder giri al contrario, ovvero sia le ore 14, il trafilamento inverso e quant'altro. Si possono abilitare i prodotti. In pratica si può dire se abbiamo un solo prodotto o fino a un massimo di 6, come abbiamo detto, agendo sul parametro 600. Anche qua bisogna accedere al parametro con Enter e selezionare il misuratore per attivarlo, per non usarlo, e premere Enter per confermare la nostra scelta. Si può anche qua impostare il nome del prodotto usando il parametro 625 e qui stessa procedura, con Enter si accede al parametro, si modifica il valore in esso contenuto con un massimo, diciamo, un nome che contenga massimo 9 caratteri e anche qua si conferma con Enter. Si può impostare la densità andando a usare il parametro 623, stessa procedura per cambiare il valore. Anche qua se avete qualche domanda per approfondimento. E adesso trattiamo un attimo la modalità in lavoro, cioè quando utilizziamo la testata in campo, cosa vediamo, cosa dobbiamo fare, quali sono le varie procedure. Intanto questa è la schermata principale in modalità lavoro. Come vedete, come avevo già accennato anche prima, i caratteri sono molto più grandi, più leggibili. C'è praticamente un unico grande box dove sono visibili praticamente tutte le informazioni. E qua ad esempio vediamo il prodotto, quindi scusate, il prodotto, quindi l'area in alto utilizzata per indicare il misuratore se è attivo oppure no, il valore diciamo erogato e con i decimali che possono essere diciamo attivati o disattivati, poi vediamo. Ci sono le icone di stato che indicano in quel momento cosa sta facendo il misuratore, quindi se è attivo oppure no. Ci sono menu di area generica dove ci sono praticamente i vari suggerimenti che uno può, diciamo, le varie funzioni che può attivare, ad esempio attivare una nuova erogazione, oppure chiudere lo shift, andare in stampa, chiudere l'erogazione, quindi a seconda, diciamo, del momento in cui ci troviamo ci saranno
suggeriti diciamo diversi percorsi. Come dicevo, qua abbiamo visualizzato la quantità erogata, questo è il totalizzatore e ci sono dei dati aggiuntivi, in questo caso visualizza qual era il valore del predeterminato che avevamo impostato. Ci sono anche dei messaggi d'aiuto che sono diciamo sull'ultima riga in basso, che servono per sapere ad esempio che se si preme enter in questo caso si conferma l'eventuale diciamo nuova erogazione che era stata selezionata in questo caso. E andiamo avanti. Come fare un'erogazione? Quindi pratica la procedura per iniziare a lavorare con la testata. Di fatto si va a selezionare nuova erogazione sul menu in basso e si conferma. A questo punto ci verrà chiesto diciamo di se è stato attivato l'erogazione che vogliamo andare a fare e quindi lo confermiamo. Poi la testata, una volta che ha confermato il valore determinato, in marcia e fa il suo lavoro, eroga fino a che non arriva in quota e quindi termina la sua diciamo così lavoro. Naturalmente è possibile anche interrompere momentaneamente l'erogazione, lo stop e partire premendo start, perché magari si vuole un attimo per fermare l'erogazione per qualche ragione, però lasciata. La scheda di erogazione, quando cosa si vede mentre si eroga? Intanto vediamo che c'è l'informazione del contatore che sta erogando ed è diciamo così schematizzata con una gocciolina. Se in basso flusso c'è una gocciolina, nel caso dell'alto flusso ce ne sarebbero due. Questa diciamo l'informazione grafica per rendere diciamo così l'idea di quello che sta in questo momento accadendo. Naturalmente abbiamo la quantità erogata, che è qui ovviamente 22,56, abbiamo il valore del totalizzatore, la portata raggiunta in quel momento del prodotto e si è attivata la temperatura. Anche in questo caso abbiamo dei messaggi di aiuto che appunto servono appunto per sapere cosa si può fare in quel momento. In questo caso dice premendo stop chiudo l'erogazione. Un'altra novità riguardante la track 3 è la possibilità di avere tutte le informazioni sotto mano in qualunque momento. Cosa vuol dire? Se ricordate, sulla track 2 bisognava andare a impostare ciò che si voleva visualizzare sull'LKI andando ad agire su quelli che erano i parametri relativi al riquadro A e riquadro B. Quindi faccio un esempio, se volevamo vedere per esempio un parziale decrescente si impostava il parametro relativo al riquadro B in un certo modo. Voleva dire che fino a tanto che uno non andava a ricambiare il parametro così impostato, la testata avrebbe visualizzato solo ed esclusivamente in quel riquadro il parziale decrescente. Qua invece con la track 3 le cose sono un po' cambiate, infatti è possibile andare ad attivare tutta una serie di pagine e quindi richiamarli in qualunque momento anche durante l'erogazione premendo le freccette in alto e in basso in modo da andare a visualizzare per esempio il parziale e il totale volume ambiente oppure il totale compensato se è presente la sonda di temperatura. Si può andare a visualizzare per esempio se è stata attivata la visualizzazione del prezzo, quindi praticamente scorrendo con freccette in alto e in basso si può andare a visualizzare tutte diciamo le pagine che sono state precedentemente attivate. E in qualunque momento appunto si può vedere ciò che sta accadendo. Per concludere l'erogazione diciamo ci sono due modi possibili, semplicemente raggiunto il predeterminato si può decidere di terminare lì l'erogazione premendo andando a selezionare stampa cartellino, quindi in questo caso con stampa cartellino si va a chiudere l'erogazione, si stampa il cartellino e finisce lì diciamo lavoro fin lì momentaneamente eseguito. È anche vero che si può aggiungere ad esempio un certo quantitativo di prodotto all'erogazione già fatta con la funzione aggiungi volume. Questo come funziona? Una volta fatto la predeterminazione, che in questo caso era 1000 litri, si lancia con start l'erogazione, arrivato in quota la testata ovviamente chiude. Selezionando aggiungi volume, a questo punto la testata dà la possibilità di aggiungere un altro quantitativo di prodotto che viene sommato alla precedente erogazione, quindi quando si va in stampa non avremo 1000 litri, un cartellino 1000 litri e un altro cartellino a 150 litri, questo è il valore che è stato diciamo aggiunto, ma avremo un unico cartellino a 1150 litri.
supponiamo che a questo punto abbiamo finito, diciamo, il nostro lavoro, non si fa altro che andare, come dicevo prima, in stampa cartellino e attendere che la stampante faccia il suo lavoro. E una cosa, anche in questo caso, come succedeva per la track 2, se l'operatore non fa una selezione dopo aver selezionato stampa cartellino, subentra un time out e quindi dopo un certo tempo preimpostato la stampante parte lo stesso a fare il cartellino. Come dicevo prima, ci sono quattro tipi di stampanti e con queste stampanti è stato possibile introdurre la grafica a bordo dei cartellini per renderli, diciamo, di più facile interpretazione, ma è stato anche possibile, diciamo, sicuramente fare un'altra cosa molto importante. Se ricordate, con la track 2, anche se veniva impostata una lingua straniera, per esempio che usava caratteri tipo il cirillico o il greco, sì, sull'LKI si vedeva in cirillico, ma quando si andava a stampare il cartellino questo era solo sempre con caratteri, diciamo così, latini normali. In questo caso invece no, con la track 3, se andiamo a caricare la lingua greca, anche la stampa del cartellino avrà la stessa lingua. Quindi, diciamo, più, diciamo così, in questa maniera, diciamo, più versatile, in quanto appunto anche il cartellino rispetta al 100% quella che è la lingua impostata. Dicevo, le stampanti grafiche hanno dato la possibilità di introdurre, per esempio, icone o loghi, che sono comunque usabili a parametri. Vediamo dopo. Qua un esempio, diciamo così, di alcune stampe di cartellino. La stampa più interessante, secondo me, è quella relativa a questo. Sarebbe uno screenshot, praticamente la fotografia di quello che era visualizzato nel momento in cui è stato lanciato lo screenshot. È vero. Pure il mio. Sì, sì. In maniera da fare la fotografia del momento e quindi fase, diciamo, sì, di manutenzione per vedere cosa effettivamente era successo. Grafica ci viene incontro anche, ad esempio, per stampare quello che è l'inventario quantitativo delle prodotte interna, residua oppure caricati. Sicuramente con questa testata si ha una maggiore flessibilità su tutto. Come si effettua la calibrazione del contatore? Allora, alla prima accensione bisogna praticamente inserire il valore teorico del giro, che sono del contatore, che sono ricavabili o dal certificato del contatore stesso oppure da date di targa. Per fare questo non si va altro che nel parametro 201, selezionare l'inserimento manuale, quindi si inserisce il valore teorico e lo si salva. Per effettuare quindi, diciamo così, la calibrazione fine del contatore, quindi la testata, si va sempre sul parametro 201, dopo però aver effettuato delle erogazioni di prova. In questo caso facciamo un'erogazione di prova, qui è stato riportato 1000 litri, si segna quindi il valore letto dalla testata e il valore effettivamente, diciamo, erogato, che è ricavabile dalla misura campione, dal chilolitro o pentachilolitro, secondo di cosa è, diciamo così, disponibile in quel momento. Quindi, dopo che si è fatta un'erogazione di prova, si segnano i valori che sono i risultati, si può ripetere più volte la stessa prova per essere sicuri che il comportamento testata contatore sia, diciamo, sempre costante, lineare, e quindi a quel punto si prende, diciamo, i valori letti e si vanno a inserire all'interno del parametro 201 dopo però aver selezionato la modalità master cal, ovvero sia, come dicevo prima, è possibile inserire manualmente il valore che già abbiamo, quindi il valore ricavabile dal certificato del contatore. Se vogliamo andare invece a calcolare il nuovo litrigiro, quello esatto, si seleziona master cal e poi la testata ci chiede quali sono i valori letti sulla testata e quelli letti sul chilolitro, e sarà la testata quindi a fare il calcolo che serve per ricavare i nuovi litrigiro. Quindi non è più necessario ricordarsi la formuletta, un po' come facevamo con la track 2 per poter ricavare i nuovi litrigiro, che era molto semplice, però poteva essere noioso ricordarla, e la ricordo anche in questo caso, che era praticamente vecchi litrigiro con cui è stata fatta l'erogazione di prova moltiplicato per il valore letto sul chilolitro e tutto quello che veniva diviso per il valore letto sulla testata. Ecco, tutto questo lavoro lo fa la testata, quindi noi dobbiamo solo inserire a questo punto i valori letti sul chilolitro e sulla testata, e la
attestata dopo che è stesato l'enter, conferma, calcola il nuovo valore e lo si può confermare e fare di nuovo altre prove per verificare che la misura adesso sia coerente. Si può personalizzare la schermata di erogazione, in questo caso visualizzata la possibilità di diciamo così, togliere oppure inserire le cifre decimali. Una cosa diversa rispetto a quella che era la track 2, che le cifre decimali, che ci siano o non ci siano, non cambiano il numero diciamo con cui è composto il volume del parziale, cioè 5 cifre sono il parziale, con o senza cifre decimali, 5 cifre rimangono. Le cifre decimali sono sempre solo 2, quindi come dicevo, se nel caso abilitiamo le cifre decimali, abbiamo 5 cifre per il valore dell'erogato, ma sono sempre 5, anche se non ci sono cifre decimali abilitate. Altra personalizzazione della schermata è l'attivazione, per esempio, delle pagine che si vogliono andare a visualizzare. Un po' come spiegavo prima, andando ad agire su parametri specifici, si possono abilitare ad esempio le pagine relative al volume compensato, che è il parametro 32, oppure l'erogato in peso, parametro 33, oppure si può abilitare la pagina dell'erogato in valuta, quindi se si vuole visualizzare l'equivalente in valuta del prodotto erogato, il parametro 34. Come dicevo prima, in qualunque momento della fase di lavoro si può richiamare una delle pagine selezionate, quindi abilitate, andando ad agire sui pulsanti freccetta in alto e freccetta in basso, quindi vediamo scorrere le informazioni sul monitor delle KI semplicemente premendo questi tasti. Come ripeto, nella track 2 invece, una volta che era stata selezionata un tipo di visualizzazione, non era possibile avere un altro tipo di visualizzazione a meno che non si andassero a cambiare i parametri. Quindi diciamo, una volta fatta la scelta, quella era e quella rimaneva. Con la trackline invece è diciamo possibile andare a vedere una di queste informazioni a seconda dell'occorrenza, basta abilitare le pagine in fase di prima installazione. Ecco un esempio del cartellino, come avevamo già visto prima, ogni diciamo campo del composto, diciamo un campo che è praticamente stampato sul cartellino, è un campo che è gestito da uno o più parametri. Quindi praticamente, facendo ad esempio il logo, che in questo caso è il logo della Sampi, è gestito dal parametro 434. L'intestazione, che in questo caso è sempre Sampi SPA, è dal parametro 410 al 418. Poi ci sono tutte le altre informazioni che sono ad esempio volume erogato in formato grande, che è il parametro 432, la temperatura degli scomparti 442 e così di seguito. Quindi in pratica il cartellino è un po' componibile come un mosaico, e quindi in seconda dei parametri che andiamo ad abilitare e settare abbiamo quindi un cartellino personalizzato con i valori che ci interessa da vedere. Abbastanza semplice, cosa che invece per esempio sulla track 2 non era così versatile, in quanto i valori settabili erano sicuramente molto meno e la posizione era diciamo così quasi fissa, tranne per un paio diciamo di impostazioni che era possibile fare tipo sul tipo di cartellino, che poteva cambiare quindi diciamo leggermente la visualizzazione di questo. Si può anche stampare un vecchio duplicato di un cartellino, quindi diciamo se uno ha la necessità di andare a stamparsi una copia del cartellino perché per varie necessità si è perso l'originale o non so cosa, basta andare in log erogazioni, che sono diciamo questa funzione direttamente ricavabile in videata iniziale di lavoro, selezionarlo, e quindi qui si attiva un filtro che è basato, un filtro praticamente si basa sulla data, quindi uno selezionando la data di interesse va a richiamare quindi diciamo il cartellino per esempio della data XXY e quindi conferma. A quel punto comparirà una lista di erogazioni fatta in quella data, in questo caso è solo una, e nel caso che ce ne fossero di più uno si può basare anche sull'orario, che può essere diciamo un altro indice di selezione, diciamo per sapere qual è il cartellino che ci interessa, oltre ovviamente al numero dell'erogazione effettuata. Quindi a questo punto basta selezionare la stringa che ci interessa e premendo enter si vanno a visualizzare anche diciamo tutte le informazioni e i dettagli della stessa erogazione. Stesso discorso per mandare in stampa questo cartellino, si usa la seconda funzione, il tasto 8,
che è un'icona con il disegnino della stampa, e quindi qua si va a stampare copia del cartellino, che non è un'esatta copia del cartellino, diciamo, più cartellino stampato dalla testata, ma comunque è un riassuntivo di tutto quello che c'è stampato sopra. A questo punto, se si vuole uscire da questo menu, basta premere exit e ritorniamo in modalità lavoro. Per quanto riguarda la documentazione, diciamo, ci sono delle novità, ovvero sia, c'è una piccola guida, una guida breve, che è in lingua italiano e inglese, dove all'interno sono ricavabili le caratteristiche elettriche del sistema, quindi ad esempio sono illustrati i connettori, i cablaggi vari, e diciamo descritta la tastiera, quindi l'interfaccia utente, ci sono le descrizioni di come si può lavorare con la testata, un po' quello che abbiamo visto negli slide precedenti, quindi come effettuare un'erogazione, come fare la taratura e cose di questo genere, e come anche effettuare il duplicato in erogazione. Ci sono la descrizione dettagliata dei morsetti e dei cablaggi. Tutto questo per avere in mano, diciamo, uno strumento molto semplice, però è essenziale, di consultazione, una prima consultazione per anche l'utente che si trova a che fare con la testata per la prima volta e ha bisogno di informazioni, diciamo così, rapide, perché deve magari utilizzare la testata immediatamente. La novità, diciamo, importante per la Track 3 riguardo al manuale, che non esiste un manuale cartaceo o formato PDF come poteva essere per la Track 2, ma esiste un manuale multimediale. Di fatto è lo stesso manuale che è disponibile sul Zampi Desk, al link del Zampi Desk, però in formato offline, quindi è possibile, diciamo, consultare questo manuale su qualunque computer anche se non connesso in rete, e ovviamente anche qua ci sono tutte le sezioni sono stampabili, quindi all'occorrenza uno può stampare la sezione che ha la necessità di consultare magari in campo in quel momento, e quindi portarsi una versione del manuale più approfondita rispetto alla guida breve in campo per una consultazione, diciamo, migliore o comunque più approfondita, appunto, come dicevo. Dicendo che ci saranno altri webinar che tratteranno, diciamo, in maniera approfondita altre, diciamo, informazioni, quindi in questo caso la versione GPL, oppure due misuratori con scomparti, per intendersi la versione simile alla gravità. Vi ringrazio per la partecipazione, se avete domande riguardo a questo corso potete sempre farle inviando una mail a info@sampidesk e appena possibile vi risponderemo. Quindi grazie a tutti quanti e speriamo di rivederci per il prossimo webinar. Grazie a voi, arrivederci.